E ciao a tutti e bentornati nella run veterana con Flak su Borderlands 3. Nello scorso episodio abbiamo praticamente completato il primo DLC, Lansom Jackpot, e adesso è arrivato il tempo praticamente di andare nel prossimo DLC, nel secondo. Prima di fare ciò però voglio andare a vendere tutto quello che non ci serve e soprattutto dovremmo avere un paio di missioni, non mi ricordo, credo una o due di epilogo, per andare a completare al 100% il DLC. Prima di continuare iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Di nuovo, prima di fare ciò voglio eliminare un po' della schifezza che mi ritrovo nell'inventario, perché non ne avremo bisogno per quanto riguarda la maggior parte. Qua abbiamo una Forgiven ancora al 31, quindi possiamo letteralmente farla volare, quella al 31. La roba mascolare al 53, questa è il 50. Se non erro abbiamo già uno Speedloading Walker al 60, quindi lo Speedloading Walker che abbiamo nell'inventario può fare un bel volo. Il Krakatoa al 14. Dovevo provarlo contro il boss finale, mi sono scordato, quindi gli facciamo fare un bel volo anche a lui. Lo Stagecoach non abbiamo ancora trovato di meglio, quindi lo teniamo da parte. White Elephant non ci serve più a niente perché abbiamo l'Unleash the Dragon, quindi lo si butta. Questo lo teniamo solo per il meme per il momento. Lo Stopgap lo teniamo in caso ci ritroviamo dei problemi e non riusciamo a far niente. L'aiuto al 48 è caruccio assai, devo essere sincero, quindi magari lo teniamo per il momento. Il Rowan Skull, abbiamo il Breath of the Dying che è infinitamente migliore al momento, anche se abbiamo soltanto un coso di differenza, magari no, magari è forte. Abbiamo un TK Shockwave che ci è inutile perché adesso abbiamo un Hellwalker, quindi lo buttiamo. Il Robo Melter non ci serve più a nulla perché tanto otterremo delle Maggie d'ora in poi, quindi via. E per il resto più o meno ci siamo, quindi andiamo a vendere anche questa di schifezza. Oppala, perfetto. Allora andiamo a fare l'epilogo e una volta fatto l'epilogo torniamo sulla Sentry, cambiamo l'aspetto e si inizia il DLC 2, raga. Quindi mi tengo il Creamer tanto per farci qualche risata. Allora, mamma mia quanto è bello il Creamer, raga. Mamma mia quanto bello il Creamer, raga. Adoro. Allora, qua non c'è nulla di interessante, per cui ciao cosa. Ok, guardiamo il numero. È un K di cuori. Allora. Conosco il suo trucco, è un vecchio squalo. Il re di cuori non è più sul tavolo. Guardati intorno, se riesci a scovarlo da qualche altra parte. Devi solo indicare una carta sul tavolo, è semplice. Bro, lo so dov'è, è lassù. Lì devo sparargli forse? No, non mi ricordo, raga. Forse dietro il cappello. Ah, non era quella carta sopra? Ah, quella sopra era il futuro. Ok. Sì. Mo valle a trovare le altre. Che cavolo se lo ricorda dove stavano? Questa sì che sarà meno divertente.
Mi ricordo minimamente dove si trovino le altre. Ah, ok, perfetto. Ho bisogno di te, mia creatura. Insomma, devi fare un bel saltino per quel. Ok. Però è stato buono un secondo. Ah, mi ci devo tippare direttamente al deposito, va buono. Ah, devo arrivare fino in fondo? E madonna, me l'ero completamente scordata sta parte. Pensavo dovessi trovare soltanto quel re che stava in alto alla colonna e fine. Aiuto. Aiuto, regà. Che brutto epilogo, me l'ero scordata sta roba. E niente. Beh, vabbè, raga. Tiro dritto, dritto, non, me, non vado a stargli a eliminare nemici. Perché siamo tanto avanti di XP che facciamo proprio, quindi andiamo dritti per dritti e via. Ok, allora. Cavolo, sto facendo, non devo andare di qua. È colpa, raga. Sono appena tornato dopo una pausetta dai video di 2 settimane, di cui voi non vi sarete accorti perché i video li ho già preparati tutti. Per cui sono un po' fumato, diciamo. Mi devo riabituare un po' alle cose. Ma non è troppo un problema, non lo è minimamente. Mamma mia. Che roba vergognosa che è il Creamer, signori. Mamma mia, che roba vergognosa. Allora, devo andare di qua, ne? Fa proprio tutto il giro, tutto tutto. A parte che abbiamo la Snowdrift, io perché non la sto usando, boh. Non lo so minimamente perché non la sto usando. Andiamo di Snowdrift, va. Nope. Qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Qua. Giù. Di qua. Oh. Bro. Bro, l'angolino della morte che non mi fa salire. Mamma mia. Ok. Finiamo. No, devo fare l'altro angolo. Pensavo di essere già arrivato e niente. Ok. Abemus Papam. Quindi devo proprio saltare a buffo e morì. Bello lì. Conta? Ah, spara al tappo. Interessante. Se tipo me lo dicevi prima, grazie. Così non ci morivo con un pollo. Ah, vabbè. Ah, che palle. E dove devo andammo? Sto che zigozago che mi fa fare, mamma mia. Devo andare alla spa? Laggiù, ok. Vizi siano. Mamma mia, se dobbiamo fare metà episodio solo per fare sta quest, che dobbiamo viaggiare a 30.000 giri diversi. Non è la cosa più divertente, diciamo. Assolutamente.
Vediamo un po'. Allora, andiamo a fare un po' di snowdrift così evitiamo i nemici di nuovo, perché di sicuro non ho la benché minima voglia di star lì a eliminarli tutti un'altra volta. Ok, ok. Un po' di angolo, va buono. Jacques Lebeu. Mon cher Tamont. Non c'è problema. Alle vu. Mo fa piglia sto gabinetto o fai finta? Grazie. Simpatico. Allora, devo andare di qua. Di qua, mamma mia che giro. Ok. Hello! Una testa e una Sindad. Pace amen. Hello. Ops, errore mio, mi sono scordato che non sto giocando con Zenica attraverso i nemici. A parte che non l'ho ancora sparato con l'università, con l'invisibilità, sì, l'università. Meno un colpo volevo farmelo, dai. Fattiglia spa. Ma guardate. Grazie, ciao. Buono, abbiamo finito, si spera, sta zozzeria di secondaria. Mamma mia quanto ha fatto pena. Davvero. Credo sia stata la parte peggiore dell'intero DLC sta secondaria. Che disgrazia. Oddio, non è finita, regà. Non è finita. Ah. Sta manfrina non è finita. È veramente la missione peggiore dell'intero DLC. Mamma mia, che pena. 15 minuti di sofferenza e non è finita. Condoglianze a tutti quelli di voi che l'hanno fatto per la prima volta, davvero. Allora, devo andare a sinistra, e sinistra sia. Andiamo di qua. Ok. Andiamo fino in fondo, di nuovo Snowdrift, perché di aspettare di sicuro la voglia zero. Non ricordo nemmeno, l'abbiamo presa la cassa rossa qui, né? Sì, ok. Ma quanti sono? Ma io perché c'ho la quasar al momento? Ah giusto, perché l'avevamo ottenuta a caso che era un wardrop. Squalo. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ok, e così vediamo un po' che c'è.
Ah, ok. Quindi ci ho dato uno scudo tutta sta manfrina. Ah, il double downer. Questo non è male. Questo non è male se uno finisce a terra spesso. Questo è molto buono se uno finisce a terra spesso. Quindi era lì che si otteneva, ok. Signori, dovremmo essere finalmente alla fine. Ci manca giusto quest'area, che a sto punto la vado a vedere un attimo perché non ci siamo mai andati. Io non credo ci sia nulla. Però giusto da dire che ci sono passato in mezzo, eh. Così ce la leviamo dalle scatole. Allora, posso andarci dritto per dritto e poi destra? Sì, dritto per dritto, dai. Andiamo a vedere un attimo che c'è sta qua giù. Ma non ci sta nulla di interessante, eh. Non ci sta assolutamente nulla di interessante qua dentro. Al massimo forse un gabinetto, ma manco. Manco quello, proprio non ci sta nulla. Inutile quello che c'è qua. Questa forse è una porta di una missione, ma non credo. Boh. Raga, non ci sta un cavolo qua dentro. Posto così. Dobbiamo soltanto sbloccare l'area. Ok. Abbiamo fatto praticamente tutto. Ci mancano le due sfide dell'equipaggio che le andremo a fare in futuro. Quando avremo raggiunto 72 caos 10, così possiamo andare a ottenere Ember Spurge e la Scoville. Quindi ora torniamo alla Sanctuary, guardiamo che non ci sia della robetta da fare, ma dubito. Cambiamo finalmente la skin e tutto e si inizia il DLC 2. Buono, cancellato il messaggio dell'armeria di diamante all'istante, fantastico. Wait. Ah, sono i due raid, ok, perfetto, non c'è problema, non c'è problema. Allora, tempo di cambiargli il nome. Horror Hack, mi piace. Tempo di fare qualcosa di orrido. Io lascerei il robot, sinceramente. La testa abbiamo abissale, quindi credo sia praticamente un obbligo utilizzarla. Ora, non so però quale skin sia la più orripilante. Forse Ectoplasma, forse. Ma non so neanche se l'ho sbloccata, sinceramente, Ectoplasma. Quindi, sì, Ectoplasmatico l'ho sbloccato. La domanda è, ci conviene cambiarci il colore? Mi piace, ha avuto una buona idea a mixarli. Di motto abbiamo soltanto la schifezza, io dovrei avere anche portale. Non ho portale? Davvero ho il portale solo su Mose e non ce l'ho su di lui? No. Che dovete sapere che ci sta Nemotte dove letteralmente vi crea il portale del DLC 2. Però a sto punto direi proprio che quelle motte ce l'ho solo su Mose, non ce l'ho qua. Vediamo un attimo quanto abbiamo. Qua abbiamo tutto a posto, sì, ok. Bene, allora, DLC 2 dov'è che si trovava? Forse da Hammerlocco? Direi di sì. Diamo un'occhiatina un secondo. E la Storm. Ciao anche a te. Non c'ho nulla da cambiare. Potrei buttare Ember Blaze. Sinceramente non ce ne famo mica tanto. Story Router è migliore del nostro. Abbiamo un 13k. Quindi io direi sinceramente è arrivato il momento di fare il cambio. Enrico se ne va a fare un bel giro anche lui. Teniamo solo Stopgap e Double Downer.
Andiamo a fare un altro po' di posto nell'inventario. E adesso dovremmo avere abbastanza soldi per comprare qualcosina per l'inventario. Per il resto non sento di avere il bisogno. Magari una granata giusto per, ma non mi sembra abbiamo bisogno di molto. Magari pigliamo questo. Tanto da dire, l'abbiamo pigliato. Credo che ne avremo bisogno. Va bene, dai, va buono. Abbiamo preso abbastanza. Quindi, bella facciata. Non abbiamo missioni da fare. Abbiamo completato tutto quello che abbiamo preso finora. Quindi, ciao a Merlocco. È tempo di pigliare il DLC2. Guns, Love and Tentacle. Also Bandits Unleashed. From Looting to Latex. Grande Hammerlock, poi mi spieghi perché devi avere una rivista di banditi BDSM. Poi me lo spieghi, Hammerlock, poi. No, non ora. Poi. Ehi là. Questo è il testo iniziale che legge Marcus, va buono, va buono. Andiamo a Xilurgos. Vamonos. Dai che abbiamo di nuovo la possibilità di fare la scorciatoia al primo colpo. Vediamo se ce la facciamo, raga, a fare la scorciatoia al primo colpo. Vai. No, perché non me l'ha fatta? Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. La cosa che non ho mai capito è che quello in teoria dovrebbe essere un buco nero, ma non mi sembra molto un buco nero, essere sincero. Essere abbastanza sincero, quella roba non è un buco nero. Vabbè, andiamo. Vamos! Allora, lasciamo caricare un po'. Cordiali saluti, cacciatore. Come ben sai, io, Sir Hammerlock, sono un avventuriero. Le avventure sono meglio se affrontate in compagnia. E la più grande di tutte le avventure è l'amore. E questo vuol dire... Alistair sta cercando di dirti che abbiamo deciso di sposarci e ti vogliamo invitare al nostro matrimonio. Io e Wainwright abbiamo trovato la location ideale. Un villaggetto molto carino. È un deserto ghiacciato. Esattamente! Potremmo cacciare bestie feroci nella tundra! A me piacerebbe di più accoccolarmi davanti al caminetto con un buon whisky. Infatti è per questo che alloggeremo in un'incantevole loggia, dove godremo dell'ospitalità degli autoctoni. Ne ho visti alcuni tutti coperti di tentacoli, ma finché li terranno lontani dal mio whisky, va bene. Okay. Incantevole. Comunque saremo lieti se volessi unirti a questo weekend di armi, amore e... tentacoli. Che cosa mai si può volere di più? Quanto è bella sta intro, mamma mia. Adoro. E il fatto che sto DLC sia bannato dai paesi arabi non lo puoi comprare. Perché ci sta due personaggi gay che si stanno sposando, è proprio... perla. La perla finale, diciamo. Ok. Come al solito quando arriviamo tutto prende fuoco e si spacca. Tarrà sempre bene quella navicella lì. Oh, però è un botto più fluido del DLC1. 120 fps. Ha voglia che lo sento più fluido. Mamma mao. Ma è molto più fluido dell'Handsome Jackpot. L'Handsome Jackpot girava sui 90. Ah, però. Come non detto, va. Siamo già scesi a 100. Scorrerà il sangue. Ma ciao, schifetto! Com'è che guadagnano uno scudo dopo che mi hanno attaccato, sti cosi? Ah, no, non l'avevano ancora caricato lo scudo, ok. Allora ci sta. Bru, certo che ne fai di danno. Vabbè,
tanto abbiamo la boomer per un po'. Funzionerà abbastanza bene. Allora, signori, signori, signori. Siamo arrivati qui. Quindi io direi, innanzitutto, direi di andare un attimino avanti qua. Se non sbaglio, per esplorare bisogna tornare un pelino indietro. Dobbiamo fare una sorta di anello qua intorno. Sì. Ok. Dieci livelli avremo raggiunto il livello massimo. Che bello. E sapete, è un peccato che Borderlands 3 non abbia il New Game Plus, però allo stesso tempo adoro il fatto che giocando storia DLC uno può raggiungere il livello massimo senza dover rigiocare nessun contenuto. Mi piace veramente molto come cosa. Che veramente ti permette di raggiungere l'endgame senza dover rigiocare nulla. È un peccato che l'endgame poi non ti spinga a rigiocare, però. Però. Sì, Gage, state buona. Allora, in questo pezzettino iniziale non dovremmo avere casse né altro. Ci qua. Ciao Deathtrap. Perfetto. Mamma mia il danno che non fa la Quasar. Mamma mia. Mamma mia, la teniamo solo perché ci serve per tirare via la gente se c'è un problema. Mamma mia che pena di danno. È davvero più forte se mettiamo la Nagata? Oddio, sì, le granate stanno iniziando a perdere di forza, raga. Le granate stanno veramente iniziando a perdere di forza. Ok, ding ding ding. Perfetto, dai. Dimmi Gage, che me devi dire? Ok. Io devo tornare indietro a controllare il mio segmentino, sì. Bene, io non ti seguirò Gage. Perché io voglio tornare un attimo indietro. Sì, ho fatto un po' una porcata, mi sa. Tornare indietro a guardare sul tetto di una casa che secondo me ci stava una cassa. Ok, devo andare di qua. Ignorare completamente Gage. A parte che potrei già prendermi pure un veicolo, però se io la vado ad ignorare completamente posso andare nel tunnel laggiù e rifarmi il giro intorno. Adesso vedrete perché. Grande cosa, madonna, lo spaghetto che mi hai fatto prendere, ti parti così. Noi andiamo a salire di qua. A parte che abbiamo un paio di nemici da buttar via, ma nulla di troppo difficile, diciamo. Non ci provare a chiamare rinforzi. Ok, poi fai dindini. Ora andiamo di qua. Op, op. E da qua noi riusciamo ad arrivare sul tetto. E fine, mi sa, perché l'altro tetto, cacchio, mi sa ci arrivavamo da di fianco.
stato abbastanza inutile come cosa. Regà, la mia memoria mi ha ingannato. Perché dal tetto di qua ci si arrivava così. Quindi non avevamo bisogno di fare tutto sto giro. E non ci stava nemmeno una cassa. Ah. Ah, sofferenza. Dovrebbe esserci però una chest blu in teoria, scusate. Scusate, non dovrebbe starci una chest blu. Comunque di quelle un pochino particolari. Qui? Quindi devo rifare tutto il giro di nuovo. No. Telecamera moddata. Dove stava? Nell'angolino dove sono spawnati. Era questa, ecco perché dovevo venire qua. Mannaggia. Adesso andiamo a vedere che ci sta dentro. Non c'è niente di utile. Andiamo da Gage. Niente di utile. Ok, allora Gage, quanto sei lontana, amica mia? Dimmi un po'. La risposta è che lo siamo... Allora, in quel caso, sapete cosa? Io direi che per oggi noi ci possiamo fermare qui e andremo a continuare nei prossimi episodi il DLC. Ciao!